In questo video vi parleremo degli interventi clinici e preventivi che ormai da una ventina d'anni proponiamo alle famiglie e sui quali formiamo professionisti in tutta Italia attraverso il corso di alta formazione sui percorsi di enrichment familiare. Ecco, tra formatori usiamo l'acronimo per definire questi percorsi, PEF, percorsi di enrichment familiare. Nei video precedenti, i colleghi ci hanno parlato del modello relazionale simbolico fondato da Eugenia Scabini e Vittorio Cigoli. Questo è un modello teorico che ci aiuta a comprendere gli aspetti identitari di una famiglia e i suoi processi di cambiamento. Quindi, questo modello ci aiuta a conoscere di più la famiglia nei suoi aspetti visibili, ma anche in quelli meno manifesti, seppur presenti. Noi ci siamo chiesti come tradurre in azione questo modello, ovvero come poter concretizzare in un intervento le conoscenze acquisite, e così sono nati i PEF. Ma che cosa sono questi percorsi? Sono percorsi formativi, preventivi, clinici, che accompagnano gruppi di coppie e genitori in un processo di cambiamento. I PEF hanno tre obiettivi principali. Il primo obiettivo è quello di accompagnare le famiglie ad arrivare a una maggiore consapevolezza degli aspetti identitari della famiglia stessa. Intendiamo con questo promuovere la consapevolezza che la famiglia ha su di sé e del suo potere di cambiamento, aiutando così le coppie e i genitori a comprendere cosa fa di una famiglia una famiglia e cosa significa appartenere a un legame familiare nei suoi aspetti di risorsa, ma anche nei suoi aspetti di vincolo. Il secondo obiettivo è quello che ci porta ad arricchire le competenze familiari. I percorsi accompagnano le coppie e i genitori perché questi riescano a conoscere, arricchire e utilizzare al meglio le loro competenze. Il terzo obiettivo ci porta a promuovere la generatività familiare, ovvero promuovere i legami familiari, intergenerazionali e sociali che le famiglie vivono, perché queste possano arrivare a sprigionare la loro natura generativa più profonda. I percorsi di enrichment familiare hanno un metodo specifico. La prima e più importante caratteristica è rappresentata dall'utilizzo e dalla valorizzazione del piccolo gruppo come strumento privilegiato di lavoro. Questo favorisce un coinvolgimento attivo dei partecipanti a partire da una condivisione della loro esperienza, stimolata attraverso diversi strumenti che, negli anni abbiamo messo a punto. Nel gruppo questa esperienza viene ripensata, viene risignificata sulla base degli spunti offerti dal modello relazionale simbolico. E questo consente di trovare insieme nuove prospettive di lettura di sé, dei propri legami e nuove opportunità di cambiamento. Un'altra scelta metodologica riguarda la modalità semistrutturata, che consente di progettare e realizzare ogni percorso in modo flessibile, così da favorirne un costante adattamento ai bisogni peculiari dei partecipanti e all'andamento unico e irripetibile di ciascun gruppo, pur avendo ben chiari e mantenendo fermi gli obiettivi di fondo. Questo è strettamente connesso con un altro aspetto qualificante, i percorsi, che è la stretta connessione tra l'intervento e la sua valutazione. Una valutazione che accompagna i percorsi lungo tutte le loro fasi e che consente di cogliere, ma anche di dare valore al cambiamento generato. In conclusione, possiamo dire che i percorsi di enrichment familiare si configurano come occasioni preziose per promuovere il benessere della famiglia attraverso la cura dei legami. Spingendoci oltre, possiamo però anche dire che il metodo PEF negli anni si è rivelato essere così al contempo rigoroso e flessibile da poterlo adattare a diversi contesti relazionali, non esclusivamente familiari, quali ad esempio i contesti organizzativi, i contesti educativi, i contesti sanitari, giuridici e pastorali.